la speranza di riuscire ad andare a casa con maggior voglia di fare, di cambiare qualcosa nella nostra vita rispetto a quella con cui siamo arrivati qui. Parto da questo da questa prima considerazione, che abbiamo sentito tante cose che hanno alzato il nostro livello di consapevolezza. E che questo sicuramente produrrà un cambiamento. Il primo cambiamento possibile è una maggior frustrazione perché non ci sentiamo in grado di cambiare nulla. E quindi avere consapevolezza che ci sono un sacco di aree difficili, debito pubblico, quest'ultima relazione che abbiamo sentito, sovranità monetaria, tutte queste cose qui che ci complicano molto la vita e sta un po' a noi decidere in che modo vogliamo relazionarci con questa maggior consapevolezza che abbiamo acquisito. Io spero nella seconda opzione, cioè di non andare a casa più frustrato di prima, con l'idea di essere cosciente di essere comunque vittima di un meccanismo che ci stritola. Io sono per la seconda opzione, ovvero che abbiamo la possibilità di prenderci la responsabilità della nostra vita e di portare dei cambiamenti significativi. Credo che la possibilità di creare spazi di libertà nella nostra vita sia alta, e in questo mi ricollego alla prima relazione di stamattina. Abbiamo delle praterie di libertà se la vogliamo giocare. Ora, faccio un piccolo accenno allo strumento che ci può permettere di non passare nell'area della frustrazione, ma di rimanere nell'area della libertà della libertà. E questo strumento si chiama cambiamento. Se noi continuiamo a fare le stesse cose di prima, otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto. Se ci va bene, facciamo bene. Se non ci va bene, dobbiamo fare dei cambiamenti. Il cambiamento funziona secondo alcuni ingredienti. Non devo tenere una conferenza sul cambiamento, però due li devo dire. Il cambiamento avviene, uno, se abbiamo un livello di motivazione alto. Se il nostro livello di motivazione al cambiamento è basso, andiamo a casa e rilassiamoci e facciamo le cose che abbiamo sempre fatto. Quindi domandiamocelo, dipende da noi. Stiamo bene? Abbiamo una motivazione da 0 a 10 rispetto al cambiamento, a che livello? Quindi interroghiamoci un po', sentiamo. L'altra cosa è che il cambiamento non lo fanno gli altri per noi, dobbiamo metterci in gioco noi, dobbiamo decidere di praticare qualcosa, non basta venire ai convegni, non basta, andare a casa dicendo ho sentito una bella relazione, ho sentito una relazione che faceva addormentare. Dobbiamo individuare le aree su cui noi vogliamo apportare dei cambiamenti e prenderci la responsabilità. Quindi entrare nel pratico, non bisogna essere credenti non praticanti. Quello non serve a niente, serve a confrontarci, andare appunto a convegni, eccetera, eccetera. Chiudo la cosa sul cambiamento, ma la sottolineo perché è la premessa poi un po' a quello che vorrei provare a dirvi. Io credo che dobbiamo interrogarci su quello che avviene dentro di noi, perché tanto su quello che avviene fuori abbiamo già visto, abbiamo tante informazioni. Probabilmente è interessante, se vogliamo apportare dei cambiamenti, incominciare a giocare una partita dentro. Siamo in difficoltà perché, provo a dirvi la prima, rispetto all'ambito dell'economia e della finanza, non so se per caso ha attecchito in voi l'idea che ci suggeriscono in tutti i momenti che l'economia funziona come una macchina, l'economia, la finanza, per cui bisogna studiare, ci sono delle leggi e va avanti in questo modo, per cui o vi adeguate o siete una massa di sfigati che si illudono perché l'economia funziona così. Questa è l'opzione 1, paralizzante. Opzione 2, l'economia funziona in base a quello che noi decidiamo della nostra vita. Anziché essere una macchina,
l'economia e la finanza è una scena di teatro e noi ci giochiamo le nostre parti, ci danno qualche copione da recitare, ma noi lo possiamo cambiare. Allora, credo che sia interessante incominciare a domandarci che percezione abbiamo noi dell'economia, se riteniamo che ci sia solo bisogno di studiare e di applicare delle leggi date, oppure se riteniamo, e scegliamo questa seconda ipotesi, e io sono un accanito sostenitore non teorico, pratico, e poi cercherò di provocarvi un pochino per dire guardate che funziona così, se tu vuoi cambiare l'economia lo puoi cambiare a cominciare da te, la prima persona che devi convincere sei te stesso, prova a fare delle cose diverse e a vedere se la scena teatrale funziona lo stesso, se funziona lo stesso benvenuto, hai aperto gli occhi, non è scritto da nessuna parte, i libri di economia vanno anche letti, ma insomma c'è più spazio per la fantasia, per la creatività di quello che noi riteniamo, anche perché è comodo convincerci che le regole sono date e noi le accettiamo, entriamo nel club dei privilegiati oppure siamo tagliati fuori e ci arrangiamo. Quindi vorrei provare a chiedervi che credenze avete mai voi rispetto al vostro denaro, quindi non preoccupiamoci per ora degli altri, perché io dico che la partita la giochiamo dentro di noi e fuori avvengono le cose che noi proiettiamo rispetto a ciò che crediamo vero per noi. Quindi le domande che vi farò rispetto al denaro non trovano risposta in nessun trattato, lo chiedo proprio rispetto a quello che per voi è vero nella vostra vita. Allora, se le vostre credenze rispetto al denaro vi fanno stare bene e sono sane, alimentatele. Se invece non lo sono, cambiatele, mettetele in discussione, esplorate altro, abbiate un po' di coraggio per mettere in discussione credenze non sane, inutili, che vi fanno stare male, o altrimenti state male. Si tratta un po' di scegliere. Qual è il problema? Il problema è che... sto spostando tutto. Il problema è che non è facile individuare le nostre credenze, in quanto dal momento in cui sono condivise dalla maggioranza delle persone e nessuno le mette in discussione, noi manco le vediamo. Le cose ovvie non si vedono. Perché? Perché è sempre stato così, che il denaro, da quando io sono nato, il denaro si è sempre andato a comprare in banca. Se io vi dicessi che è una cosa malata andare a comprare il denaro in banca, che non va bene, ecco, aprire una riflessione su questa credenza è un po' impegnativo, un po' meno perché è stato al convegno ieri e oggi, perché abbiamo visto che ci sono tanti sani di mente che lo mettono in discussione e che stanno facendo esperienze diverse, per cui non è più ovvio che il denaro si debba andare a comprare in banca, ci sono altre esperienze che mettono in discussione questo. Quindi il fatto che troviamo una credenza che abbiamo sempre visto da quando siamo nati o che la maggioranza o la totalità delle persone accetta non è un motivo sufficiente per non metterla in discussione. Allora io provo ad entrare con qualche domanda che credo sia utile, cioè io non porto risposte, allora vi darò tre o quattro esempi di quello che riguarda la mia esperienza personale, che è una in mezzo alle mille, voi cercate la vostra, cosa può essere sano per le vostre vite, cercatelo. Domande interessanti per andare a vedere che cosa credete sia bene per voi, che cosa credete sia buono per la vostra vita. La prima domanda, secondo voi è bene? Ci credete che sia sano che il denaro produca altro denaro? Questa almeno mentalmente appuntatevela come domanda. Ma è sano che il denaro abbia questa proprietà magica?
che magicamente alla fine dell'anno, se io ti ho dato 100, mi aspetto che mi ritorni 105, che magicamente il denaro produca una rendita finanziaria. Io credo che sia malato. È un'ipotesi, valutatela. Né coi vostri soldi, adesso non stiamo parlando del vicino di casa o delle banche cattive, io sto proprio pensando ai vostri soldi e io sto pensando ai miei. Voi vi aspettate dal vostro denaro che senza fare nulla produca altro denaro? Ma è strano. Diciamo che dagli altri pianeti, quelli che ci vedono, dicono: ma sai che questi terrestri hanno veramente delle credenze strane? Credono che il denaro sia magico. Il denaro probabilmente è solo un mezzo di scambio, per cui la ricchezza la produce il lavoro, la produce le nostre attività. Il denaro non ha questa funzione, a meno che noi non gliela vogliamo dare e accettiamo questa credenza. Piccolo stimolo, come diceva Fabrizio, in Mag6, che è la cooperativa di finanza mutualistica e solidale di cui io sono parte, che non ho la possibilità di presentarvi, ma se qualcuno è curioso lascio qua una paginetta con le informazioni di base e i riferimenti. Noi siamo partiti da un altro presupposto, abbiamo detto: noi vogliamo unire le persone che vogliono fondare questa cooperativa, e l'abbiamo fatto 25 anni fa, che partono dal presupposto che il denaro non produca altro denaro. Se il denaro vuoi se tu ti aspetti che il tuo denaro produca altro denaro, ma vai in banca, vai a fare speculazioni, vai a fare quella roba lì. Noi non ci crediamo, crediamo che sia patologico alla fine, se no è... Allora, devo stare in tempi un po' strettini, quindi alla fine, se c'è tempo, ritorno su questo argomento. E quindi, cosa vuoi dal tuo denaro? Se ti va l'idea che sia più sano che non produca altro denaro, noi siamo un'esperienza che fa questo da 25 anni. Per cui i nostri soci sanno che mettendo i loro soldi, e in questo momento sono circa oltre 2 milioni di euro, i 1.400 soci di questa cooperativa di finanza autogestita, non si aspettano. Dov'è la sede? A Reggio Emilia. Non si aspettano una rendita finanziaria. È un'idea sana? No? Vi piace? Non vi piace? Ma siete liberi. Volete stare dentro la logica del rendimento finanziario? Stateci. Volete venire a vedere cosa succede fuori? Però decidete qualcosa. Il livello di consapevolezza vi mette in condizioni di poter scegliere. Volete fare un'esperienza di finanza autogestita qua di questo tipo? Ma fatela. Oppure no. Seconda cosa, seconda domanda interessante che pongo rispetto a cosa pensate sia sano nella vostra vita riguardo al denaro. Ma secondo voi è bene che il denaro sia soggetto alla logica del potere contrattuale? Faccio l'esempio così si capisce cosa vuol dire. Ma se voi andate in banca domattina alla cassa di risparmio di Ravenna e gli chiedete un prestito, ma è sano che a te non verrà concesso, a lui viene concesso al 12%, a lui all'8% e a lei, perché ha i genitori facoltosi, al 6%. Ma questo tipo di logica, dove il denaro è soggetto alla logica del potere contrattuale, che significa la logica della legge del più forte, perché al più forte viene dato a un prezzo basso e al più debole viene chiesto il prezzo più alto, ma vi sembra sana? A noi per niente. Quindi noi 25 anni fa abbiamo deciso di cambiare, siamo cambiati dentro, cambiamo fuori, e non dipende dalle banche cattive. Le banche sono cattive e con le banche si può fare una lotta, aprire un conflitto e va bene, ma non si può giocare solo con le banche. Noi cambiamo qualcosa dentro di noi. Allora abbiamo detto: bene, noi tutti gli anni facciamo un'assemblea dei soci, visto che lavoriamo solo con soci, perché non ci piace lavorare con clienti, visto che abbiamo voluto creare una rete dove tutti abbiano voce in capitolo, facciamo una bella assemblea tutti gli anni, soci finanziati, soci finanziatori, guardiamo quanto costa l'affitto, quanto costa il lavoro, quanto costa tutte le varie attività che facciamo, e spalmiamo questi costi sui ricavi che chiediamo alle realtà a cui andiamo ad erogare prestiti e a fare accompagnamenti per
diciamo, una miglior gestione della propria attività, eccetera, eccetera. E nel caso dell'interesse che andiamo a chiedere, lo definiamo in base al costo del lavoro ed è uguale per tutti. Per cui se voi quattro venite a presentare un progetto in MAG, se ha una qualità sociale, ambientale, culturale, viene sostenuto dagli altri soci perché ci credono e il tasso di interesse è uguale per tutti. Perché dobbiamo accettare passivamente che quando andiamo in banca ci trattano in base al nostro diverso potere contrattuale? E fra noi usiamo questo tipo di logica? Possiamo provare a mettere in discussione una cosa ovvia a partire dal nostro rapporto col nostro denaro? Perché non possiamo farlo? Stiamo meglio? Noi stiamo meglio in questo modo qua. Terza domanda, ma secondo voi, rispetto al vostro denaro, è bene che gli concediate un potere enorme, che è quello di esprimere il valore delle cose e delle persone? Secondo voi è sano che sia il denaro, ad esempio, a definire che uno di noi lavorando prende 120 euro all'ora e un altro 12? E il fatto che se io adesso vi chiedessi di dire ad ognuno di voi qual è il proprio reddito, forse questo ci metterebbe in imbarazzo, perché è imbarazzante sentire che io prendo un terzo di quello che prende lei, lui prende la metà di quello che prende lui. E dare per scontato una cosa ovvia, che chi vale si fa pagare tanto e le mezze seghe si fanno pagare poco. Venire qua e fare un intervento gratis vuol proprio dire, quelli di Rimini sì che si faranno pagare 3.000 euro, sono bravi, non so se questo bisogna tagliarlo o meno. Boh. Io non lo taglio. Invece, quelli che lavorano gratis sono degli sfigati. Ecco, allora, questo non è un problema esterno, è un problema interno nostro. Noi riconosciamo questo potere al denaro? Io penso assolutamente no, questo è un atteggiamento malato. Allora, io lavoro dentro questa cooperativa, non facciamo solo attività finanziaria, facciamo anche consulenza e formazione. Lavoriamo in team, cioè mettiamo assieme due persone, uno che sa e uno che vuole imparare. Perché? Perché crediamo in un tema a me molto caro, che non posso sviluppare, che si chiama libera circolazione dei saperi. Il sapere non può essere monetizzato, è vantaggioso per tutti se circola liberamente, ed è per questo che facciamo dei gruppi, almeno di due persone, che fanno consulenza a realtà, dove uno sa e uno non sa. Il pagamento del lavoro è esattamente identico, cioè uno viene per imparare e prende, se stabiliamo che ci pagano 20 euro all'ora, prende 20 euro all'ora chi è lì per imparare e chi gli sta insegnando. Perché? Perché non vedo in base a quale motivo dovrebbe prendere di più quello che sa di più. Lui dovrebbe essere più contento, sta insegnando, è più affermato, il suo ego balla, quindi va bene. Capite? Vi dico un altro esempio, nella nostra cooperativa i salari a parità di lavoro sono uguali dal chi ha fondato la cooperativa, che sul mercato probabilmente avrebbe una remunerazione diversa rispetto all'ultima persona che arriva, che è appena uscita dall'università e sa quello che c'è scritto sui libri, che è già qualcosa, ma capite cosa cambia? E dipende da noi, non dipende da quei cattivoni delle banche. Come, che potere vogliamo dare al denaro? Quello di esprimere il valore dei beni o delle persone? Forse è una cosa da rivedere e dipende da noi, in base a quello che noi vogliamo fare concretamente. Ci stiamo ancora? Altre due domandine. Ma secondo voi è sano che noi scommettiamo così tanto sul denaro per avere sicurezza per la nostra vita? Stiamo scommettendo sullo strumento giusto? Allora, in Max Hay abbiamo fatto un'altra sperimentazione, perché sentiamo che c'è qualcosa che tocca, e concretamente abbiamo detto, guarda, noi incominciamo a dare prestiti a realtà
che portano avanti progetti che ci piacciono, ma che non hanno garanzie reali da darci, ma hanno garanzie fiduciarie. Allora, il mio ex direttore di banca inorridirebbe davanti a un atteggiamento di questo tipo. Perché? Perché secondo, diciamo, l'ovvietà accettata da tutti, se tu dai un prestito devi comunque avere una garanzia reale. Davanti al fatto che invece ci sia un gruppo di persone, eventualmente nullatenenti, che si impegna con un atteggiamento quindi basato sulla fiducia reciproca a restituirti quei soldi, qualunque sia l'esito del progetto, ecco, andando a spiegare questa cosa qua in banca probabilmente non passerebbe. Noi vi possiamo dire che da 25 anni non facciamo altro, che la garanzia più forte non è legata al denaro o ai beni, ma è alle relazioni di conoscenze e di fiducia che si creano. E per la nostra esperienza abbiamo una bella casistica, alcuni progetti sono anche saltati, le reti attorno a questo progetto, quindi le reti di persone che avevano firmato questo impegno si sono attivate, alcuni l'hanno fatto volentieri, altri hanno detto però le cose hanno funzionato, Non è detto che il denaro sia lo strumento principale per garantire sicurezza. Noi come finanziari abbiamo fatto un'altra scommessa e siamo contenti. Vi piacerebbe che i vostri soldi venissero utilizzati per finanziare progetti di questo tipo, non a fronte di garanzie reali, ma di garanzie fiduciarie? Se voi doveste chiedere un prestito, sareste contenti se le condizioni fossero di questo tipo? Cosa cambia nella relazione fra le persone se incominciamo a funzionare così? Dipende da qualcun altro o da noi? La nostra impressione è che dipenda da noi. Termino con l'ultima. L'ultima domanda, che credo forse sia la più utile per aprire degli scenari di cambiamento, è questa: ma secondo voi è bene nella nostra vita che denaro e ricchezza siano considerati sostanzialmente sinonimi? Che siano la stessa cosa? Perché se io vado al bar e incomincio a parlare di questi temi, probabilmente viene fuori che se abbiamo tanti soldi e quindi il nostro saldo in banca, un qualche librettino avanti e indietro, è alto, noi siamo ricchi. Se abbiamo pochi soldi, noi siamo messi male e siamo poveri. Questo è il dato di partenza, il dato da bar medio è questo. Allora la domanda è: ma nella nostra vita, nella mia vita, ritengo sano, utile questo atteggiamento? Perché ad esempio noi in MagSafe, pur essendo una finanziaria, quindi noi siamo una finanziaria iscritta all'albo presso la Banca d'Italia, facciamo prestiti eccetera eccetera, ma noi stiamo facendo un'altra scommessa. Riteniamo che il denaro non... Allora, una buona gestione del denaro in questa fase di prigionia, come dicevi prima tu, quindi non di schiavitù, di prigionia, è un passaggio utile. Piuttosto che farlo gestire ai nostri carcerieri, lo gestiamo noi e vedrai che lo gestiamo un po' meglio, ma non è sufficiente, è la base da cui partire. Guardate che per avere una vita soddisfacente, quindi dove ci sia benessere, piacere, il denaro è un cavallo su cui puntare, ma uno dei tanti e non quello che va più forte. Ce ne sono altri, ve ne racconto uno. Qua le cose potrebbero andare avanti molto, ma quando ci manca qualche minutino alla fine me lo dici, così io comincio a rallentare e chiudo. Allora, noi abbiamo scommesso su un altro cavallo a fianco della finanza che si chiama mutualità. Mutualità vuol dire che i tuoi problemi non sono solo i tuoi problemi, i miei problemi non sono solo i miei problemi. Possiamo, a fronte del fatto che al centro della nostra esperienza abbiamo messo che vogliamo creare rapporti di conoscenza e di fiducia, il denaro non si scambia fra sconosciuti, o comunque lo puoi scambiare fra sconosciuti ma funziona male. Se ci sono relazioni di conoscenza e di fiducia, possono avvenire cose molto più interessanti. Alla luce di questo, noi abbiamo detto:
proviamo adesso a, e così forse rispondo alla domanda che ponevi tu prima. Nella nostra storia siamo partiti pensando che fosse comunque sano cercare di difendere il potere d'acquisto di chi metteva i soldi in mag. Quindi all'inizio, se uno metteva 100 lire, puntavamo alla fine dell'anno, visto che con 100 lire compravi una caramella all'inizio dell'anno, a dargliene 105 perché potesse continuare a comprare la sua caramella. Okay? Quindi abbiamo dato per tanti anni un riconoscimento economico pari al tasso di inflazione, ponendo come obiettivo quello che ci sembrava naturale, difendere il potere d'acquisto. Ma abbiamo visto strada facendo che questa è la parte meno rilevante del nostro obiettivo. Noi vogliamo darci strumenti per portare qualità nella nostra vita, benessere. E il fatto di continuare a puntare su questo strumento del rendimento finanziario ci poneva un sacco di problemi di natura fiscale, di natura economica, perché sono cambiate le leggi, adesso non sto a spiegarvi la rava e la fava, ma la sostanza è questa, che ormai da alcuni anni, tutte le volte che andiamo in assemblea a presentare e a discutere che obiettivo ci diamo, ormai da diversi anni scegliamo di non distribuire come obiettivo un piccolo rendimento dell'1% a chi ha messo i soldi in mag. Cosa cambia se ti do un rendimento dell'1% nella tua vita? Una cippa. Cambia invece se anziché distribuire 50 euro a testa a 1.400 persone, teniamo insieme questo gruzzoletto, che possono essere 20 o 30 mila euro, e insieme decidiamo di investirli su strumenti che possono davvero cambiare la nostra vita. Ve ne racconto alcuni. Allora, il progetto Mutualità ha incominciato a promuovere fra i soci scambi non monetari. Non c'è bisogno di monetizzare tutto. Abbiamo incominciato a dire: soci, ci dite quali sono i beni durevoli che avete e che siete disponibili a mettere a disposizione gratuitamente di altri soci che ve lo chiedono. Quanti sono i soci? Tra I soci sono tanti, sono 1.400. finanziati e finanziatori? Sì. E abbiamo fatto un primo incontro dove sono venute fuori 30 beni durevoli, ma fra i beni durevoli ci sono cose grosse, tipo una casa in montagna, tipo un motorino, tipo, non so, vabbè, macchina fotografica, videoregistratore, eccetera, eccetera, eccetera. Dove queste 30 persone hanno detto: io sono disponibile a dartelo in uso, poi quando è finito me lo ridai e io verrò a chiedere il tuo, una volta che tu hai detto che sei disponibile. Abbiamo rilanciato 2 settimane fa all'interno della festa della mutualità, giocando un po' con i nostri soci, e da un elenco di 30 beni a disposizione siamo arrivati a un elenco di 100 beni a disposizione. La domanda è: ma quanti beni noi possediamo che usiamo una volta ogni tanto e nel resto del tempo non possiamo mettere a disposizione degli altri? E noi dobbiamo avere la proprietà di tutto quello di cui abbiamo bisogno? Ma non vi sembra demenziale? Non possiamo chiedercela reciprocamente? Adesso abbiamo ormai da oltre un anno avviato una sana abitudine che quando facciamo l'assemblea, come potrebbe essere anche questa, chi si iscrive chiede in dono una cosa di cui ha bisogno. Noi raccogliamo tutte le richieste che i nostri soci fanno in vista dell'assemblea di cose che vorrebbero avere in dono. Io ho chiesto servizio un caffè, ho chiesto delle bottiglie per l'acqua, qualcun altro ha chiesto un aspirapolvere. Le ridistribuiamo a tutti quelli che verranno all'assemblea, che sono gli stessi che hanno chiesto queste cose, e ognuno guarda a casa sua se ha queste cose che casomai è lì da tanto tempo che ha acquistato e che non usa mai. E i doni stanno avendo un successo enorme. La logica del dono, un po' facilitata perché? Perché siamo talmente ingessati che non riusciamo più a muoverci, abbiamo paura di tutto. Ma gli altri non ci mangiano mica, è brava gente. Iniziare a aprire la possibilità di un qualche contatto umano, eh?
e proviamo a chiedere una mano agli altri. Io devo appunto pulire casa e non ho più l'aspirapolvere, c'è per caso qualcuno che l'ha ricevuto in regalo dalla suocera, non gli piace, me la vuol dare? Qualcuno ha osato chiedere una batteria per suo figlio, gliel'hanno offerta in tre, una batteria da suonare. Cioè, ma stanno succedendo cose strane, ma strane forti. Ma solo Reggio Emilia o sono soci anche di fuori Reggio Emilia? Sono tutti soci di Maxey che vengono all'assemblea, perché poi all'assemblea, no, la batteria non l'hanno portata all'assemblea, dopo ti incontri come ti pare, però all'assemblea è il momento in cui fai queste cose. Quindi, condivisione dei beni durevoli, laboratori per lo scambio dei saperi gratuiti. Abbiamo incominciato a organizzare laboratori dove un bravo elettricista ci spiega gratuitamente come si fa ad aggiustare una abat-jour che è rotta, perché tutte le volte che si rompe dobbiamo buttarla e andare a comprare un'altra? Ma che senso ha? Possiamo aiutarci scambiandoci gratuitamente le nostre competenze? Abbiamo investito tante risorse per fare laboratori per alzare il nostro livello di consapevolezza riguardo a noi. Noi lo facciamo anche riguardo al mondo esterno cattivo, eccetera, eccetera, e va bene. Ma incominciare a fare laboratori sul denaro e su tutto quello che si tira dietro. Ne abbiamo ormai un elenco, io dico, stupendo, dove chiamiamo i soci e stiamo insieme una giornata per vedere come tu vivi il denaro all'interno di una relazione. Ma se non lo fai tu quel lavoro lì, non lo fa nessuno per te. Tu dopo puoi andare a raccogliere le firme di qualunque cosa, ma se ci sono delle cose da andare a vedere rispetto a cosa succede nelle nostre relazioni quando in mezzo c'è il denaro, è una cosa che dobbiamo guardare noi, nessuno lo farà al posto nostro. Così come andare a vedere se nella nostra vita è vero che il tempo è denaro. Un altro laboratorio di una giornata che facciamo è: ma andiamo a indagare questa credenza che è devastante. Nella nostra vita è vero che il tempo è denaro? Ci piace che sia così? Noi abbiamo l'impressione che sia una credenza suicida. Certo. Il tempo però è una risorsa. Quindi dire il tempo è denaro è una forzatura, però è importante dire che anche in mancanza di denaro, se c'è il tempo, è come se ci fosse il denaro. Cioè, il principio della banca del tempo nasce da quest'idea. Cioè, si può interpretare in due modi, no? Scusa, no, la domanda è: ma è più ricco un miliardario in tempo o un miliardario in euro? È una buona domanda, io la lascio aperta, pensiamoci, perché qua siamo dei raccoglitori di domande, quindi buona domanda, pensateci, tanto non c'è anche l'idea di dipendere dagli esperti, è devastante, no? Ok, quindi rispondiamo a tutte le domande, no, teniamoci con la domanda. Vuoi ripetere bene come si chiama la finanziaria? La finanziaria si chiama Maxey e se volete avere qualche informazione andate sul sito, digitate maxey.it e vi viene fuori tutto. Mag 6 numero? Sì, MAG6 col numero 6 punto it. E ci si può associare anche da fuori Reggio Emilia, ovviamente. Sì, ma noi, visto che teniamo molto alla creazione di rapporti, conoscenze e di fiducia, abbiamo bisogno di un incontro fisico, siamo molto fisici nella... Quindi se vi fa piacere ci possiamo vedere, abbiamo una rete diffusa in ambito regionale. Abbiamo delle abbiamo delle isole di soci in giro per l'Italia, perché creare una realtà di finanza autogestita è proprio vero che è difficile e lo stanno rendendo sempre più difficile. Di quali sono i nomi di queste isole? Qualcuna più importante? Allora, rispetto a Maxey abbiamo soci anche, abbiamo gruppi attivi, quindi in Toscana, perché a breve finalmente costituiranno una MAG autonoma, quindi un'esperienza di finanza autonoma con sede a Firenze. Abbiamo un gruppo di soci che sta cercando di creare le stesse condizioni su Roma, abbiamo un grosso gruppo di soci in Puglia, abbiamo soci un po' sparsi nel nord Italia, ma lì andiamo un po' meglio perché ci sono alcune altre MAG, quindi esperienze di finanza autogestita, a Verona, Venezia, Milano, Torino,
poi dopo c'è Reggio Emilia. Intendi dire MAG, altre MAG, non quella tua MAG. Esatto, non MAG, la MAG di cui vi sto parlando è la MAG 6 di Reggio Emilia, ma ci sono esperienze analoghe che fanno riferimento agli stessi principi di fondo e li realizzano in maniera diversa, perché sono le persone che poi danno gambe alle idee. Cioè, quindi, vi accomuna solo la morale? Sì, i principi di fondo, i meccanismi di fondo, quelli di cui vi ho parlato ora, sono simili. Perché il numero 6 a Reggio Emilia? 6 perché eravamo cronologicamente la sesta. La parola MAG cosa vuol dire esattamente? MAG sono parole ormai che non vanno più di moda, a cui noi siamo molto legati, è l'acronimo di mutua autogestione. Perché crediamo che sia quella una scelta che ci caratterizza, ad esempio, rispetto a qualunque altra struttura che offre dei prodotti di finanza etica. Va bene, è una cosa sana che ci siano, ma un conto è che qualcuno ti offra un prodotto di qualità, quindi di finanza etica, e un conto è che tu te lo faccia, per cui tu in una struttura autogestita hai voce in capitolo, hai uno spazio di libertà e di creatività. Il progetto Mutualità l'abbiamo creato noi in Max 6 perché ne abbiamo voglia, e quindi abbiamo incominciato a fare laboratori anziché distribuire utili ai soci. Gli abbiamo detto: ma cosa ne dite se incominciamo a fare laboratori per alzare il nostro livello di consapevolezza? Laboratori gratuiti. Cosa ne dite se mettiamo una persona che per un anno cerca di organizzare gli scambi non monetari? Cosa ne dite se organizziamo una rete economica a prezzo agevolato dove potete avere accesso ai prodotti su cui casomai voi avete fatto anche destinato i vostri risparmi a fare il prestito a quella realtà? Ora voi andate ad acquistare quel prodotto lì con un prezzo agevolato, perché possiamo campare con meno soldi. Scusa, è solo la MAG 6 che fa queste cose o anche la MAG Milano, la MAG Verona? Allora, sul progetto Mutualità le cose che vi ho detto si riferiscono fondamentalmente a MAG 6. Le altre MAG sono più centrate su una finanza autogestita, solidale, di cui vi ho parlato pochissimo, che però condividono da un punto di vista della metodologia e dei principi di fondo, diciamo sono comuni a tutte le MAG, sull'area finanziaria. C'è un'altra area di forte attività che è quella di consulenza e formazione, cioè per dare gambe alle nostre idee abbiamo bisogno di un po' di denaro, e quello va bene, ma anche di un po' di competenze organizzative, competenze progettuali, competenze relazionali. Ecco, su tutta quest'area tutte le MAG, anche noi nel tempo, visto che è da ormai 25 anni che facciamo questa attività, ci siamo attrezzati per prima sperimentarle su di noi e quindi vedere cosa succede al nostro interno, se vogliamo darci un'organizzazione non piramidale. Anche questo può essere interessante, perché ci deve essere sempre uno che pensa per noi, che ci dice cosa dobbiamo fare e che in un qualche modo ci toglie il gusto di essere creativi. Noi siamo una organizzazione che, pur differenziando e avendo ben chiari i ruoli, nasce con l'idea che non siamo un'organizzazione gerarchica, ma fondata sulla collaborazione. Democrazia diretta, quindi. Sì. E l'ultima domanda, la MAG 6 è quella più numericamente, la più grossa? No. MAG Torino è, secondo me, un po' più grossa, MAG Milano è un po' più grossa, però sono tutte strutture piccole. Perché? Perché se tu vuoi stabilire relazioni di conoscenza e di fiducia non lo puoi fare con milioni di persone. Poi il livello di coinvolgimento e di partecipazione è libero, ognuno fa come può in base alla sua situazione di vita. A questo punto ho un minuto, se vuoi dire qualcosa per poi... i saluti. No, io direi tenete presente, secondo me sono domande utili, solo per salutarci, perché non c'è altro, ci sono 30 secondi. Se... un numero di telefono, cioè numero sito... di telefono, sì, 0522 45 48 32, risponde Max 6.
Abbiamo gli amministratori e i lavoratori, che sono la stessa cosa, che sono segretari a turno, un giorno per uno, perché abbiamo abolito l'idea che ci debba essere un filtro fra chi porta avanti l'attività e chi ha bisogno del contatto con questa persona. Quindi se telefonate posso rispondere io, può rispondere un altro amministratore. Un'email info@mag6.it e il sito web è quello. sempre come numero. Bene, direi che la registrazione è finita. Forse ho un accordo, parte il dibattito. Hai dato delle soluzioni a tutti i problemi, certe soluzioni a